Schenke es. Singen wir 256. Rede, Herr, sprich zu mir. 256. Rede, Herr, sprich zu mir. Sprich und ich will schnell gehorchen dir. Rede, Herr. Sprich zu mir, sende mich, ich folge. Hier bin ich. Rede Herr, sprich zu mir. Sprich und ich will schnell gehorchen dir. Rede Herr, sprich zu mir. Sprich und ich will schnell Melodie und Text ein bisschen unterschiedlich. 276. 276. Trau auf den Herrn und zweifle nicht. Trau auf den Herrn und zweifle nicht. Er ist dein Freund, so trau was immer dir zur Stund gebricht, er bringt dich durch aufs Neue. Sing, wenn der Tag dir lacht, sing, auch in dunkler Nacht, jeden Tag, wie sein mag. Sing, mein Herz, und Sieh, trau auf den Herrn und zweifle nicht. Er ist dein Freund so treu. Was ihm er dir zur Stund gepricht er hilft dir durch aufs Neue. Sing, wenn der Tag dir lacht, sing. auch in dunkler nacht jüten tag wie sei mag, sie mein herz wo oh, sie abbiamo ascoltato nella parola di introduzione che dio risponde alle preghiere das unser herr e che noi possiamo venire al trono della grazia, sapendo che il nostro Signore, come fedele sommo sacerdote, è entrato con il suo proprio sangue nel luogo santissimo e l'ha messo nel seggio di grazia. Ed egli è diventato un Sommo Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ed egli intercede per noi, anche stasera intercede per noi, affinché possiamo venire con fede e fiducia al trono di grazia. Anche io devo darvi i saluti da mezzo mondo: si potrebbe dire così. Saluti da Nairobi, da Johannesburg da Città del Capo, da Kinshasa, da Bujimai, saluti da ogni parte. I nostri fratelli sono uniti a noi e noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore per le possibilità che abbiamo tramite viaggi personali, tramite letteratura, anche ora tramite internet. Siamo riconoscenti di essere collegati con i nostri fratelli e le sorelle in tutto il mondo. Anche noi salutiamo da parte nostra ognuno su tutta la terra. Saluti dal Cile, saluti dal Perù, saluti dal Canada, saluti dagli Stati Uniti, da ogni parte. I fratelli ci salutano e noi salutiamo pure tutti da questo luogo. Dall'estremo nord, iniziando con la Finlandia, come abbiamo ascoltato dal fratello Smith, i nostri preziosi fratelli e sorelle in Israele, noi abbiamo nove fratelli e sorelle in Israele che si radunano per vedere il video e sono uniti a noi. Noi li salutiamo pure caldamente. Dopo abbiamo qui i nostri fratelli dai paesi vicini, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera, Austria, Slovacchia, dalla Romania, dalla Repubblica Ceca, da ogni parte. E il Signore Dio possa benedire tutti. Se dopo udiamo che persino è arrivato un autobus dalla Romania e un piccolo autobus da Lyon, allora sappiamo quanto sia apprezzato, sappiamo cosa significa la parola di Dio per i nostri fratelli, vale a dire che significa esattamente ciò che significa per noi. Tutti voi lo sapete. Dopo lo straordinario viaggio attraverso l'Africa, dove Dio ha benedetto ogni, oltre misura, lì abbiamo ricevuto un buon resoconto, un buon resoconto da tutte le riunioni, perfino nelle città dove le assemblee erano divise, lì i fratelli si sono radunati insieme. Dio ha dato riconciliazione, perdono e grazia. Noi siamo veramente riconoscenti a Dio al riguardo. Mm. Dopo, abbiamo avuto anche a Bratislava una straordinaria riunione. Tutti i fratelli e le sorelle, dalla nazione e dalla Repubblica Ceca, erano là e Dio ha benedetto potentemente la sala delle cerimonie, lì. Dal tempo degli austro-ungarici, dal tempo della monarchia, simili sale esistono sulla terra solo in Vienna, a Praga e a Bratislava e dopo forse a Timisoara. Proprio una sala per le celebrazioni come non se ne costruiscono più oggi. L'edificio era affollato e noi siamo riconoscenti per questo. E tutti voi lo sapete, in Romania. Dio fa continuamente grandi cose. Lì il centro culturale e il più grande edificio della città era pieno, probabilmente 3.000 persone. Dio ha dato tanta grazia ed ha benedetto. Noi siamo uniti con i nostri fratelli e le sorelle e ringraziamo Dio per questo che abbiamo la possibilità di portare la parola e ringraziamo Dio che ci sono persone in tutte le nazioni e lingue che credono la parola dell'ora e sono in accordo con quello che lo spirito dice alle chiese e per ultimo ma non meno importante ringraziamo Dio che il fratello Rus è qui oggi noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore. E tutti noi abbiamo sentito cosa significa la solidarietà, cosa significa l'amore. Se ne può parlare, questa è una cosa, ma averlo ed essere uniti insieme nell'interiore è di nuovo una cosa totalmente diversa. Dunque, rallegriamoci nel Signore. Lasciate che siamo riconoscenti per quello che Dio fa. Dall'altro lato, abbiamo pure scoperto come la politica e la religione cooperano insieme, mano nella mano. Qui naturalmente è scritto Allah per tutti. E immaginate soltanto, qui dice, io leggo, nella battaglia contro l'odio verso i musulmani, io non so chi ce l'ha, io non so chi abbia odio, ma qui è scritto, nella battaglia contro l'odio verso i musulmani, un vescovo cattolico ha un'idea bizzarra. Egli suggerisce che i cristiani, gli ebrei e i musulmani in futuro dovrebbero usare... Il termine Allah in merito a Dio. Credo che un commento non sia necessario qui. E dopo dice, io leggo, dopo tutto a Dio non importa come lo chiamiamo. Io non credo affatto questo. E Allah è certamente e questo probabilmente la maggior parte delle persone non lo sa, anche le persone intelligenti non lo sanno, che Allah è l'antico Dio Luna che dava fertilità alla vegetazione, secondo il credo dei babilonesi. E questo era il Dio che Maometto serviva, in cui credeva Maometto. E dopo la conquista di tutte le altre tribù, Maometto dichiarò il suo Dio Allah, il Dio della fertilità e come unico Dio che dovrebbe ricevere l'adorazione alla Kaaba, alla Mecca. Allah non ha assolutamente nulla a che fare con Elohim. Elohim è il Dio di Israele Elohim è il creatore Del cielo e della terra Nel testamento ebraico In Genesi capitolo 1 Nel verso 1 dice Nel principio Elohim creò Nel principio Elohim Creò il cielo e la terra E questo nome di Dio combinazione in collegamento con Yahweh è scritto più di 6.000 volte nell'Antico Testamento. La combinazione Elohim Yahweh più di 6.000 volte si trova nell'Antico Testamento. Noi siamo veramente riconoscenti a Dio per la parola che Egli ci rivela e noi non la mischieremo con la politica ma lasceremo che il regno di Dio sia il regno di Dio e lasciamo ai politici e alle persone religiose, lasciamo ad essi i loro ambiti. Tuttavia, noi scopriamo così tanto che politici e religiosi operano mano nella mano. Persino Simon Perez annuncia la sua visita al Vaticano. Molto bene. Io dico soltanto... Lasciate che ognuno faccia quello che ha da fare. Noi abbiamo fatto la nostra decisione di servire il Signore nostro Dio, di credere in Lui, di credere come dice la scrittura. Quello che fanno le persone, questo sta a loro. Dopo abbiamo. Abbiamo terminato una lettera circolare e lì abbiamo espresso. Che tipo di responsabilità è collegata a una chiamata divina con un mandato che include una parte del piano di salvezza? noi abbiamo toccato brevemente l'Antico Testamento che genere di responsabilità aveva. Noè aveva. Abramo aveva. Mosè aveva. Che aveva Elia e noi siamo giunti continuamente alla conclusione che non c'è stata una responsabilità più grande sulla terra con quelli che Dio ha chiamato, che Dio ha mandato e che Egli ha incaricato per uno scopo speciale. Ogni uomo di Dio ha avuto il suo speciale incarico. Noè doveva costruire la sua arca. Abramo ebbe il suo compito di credere. E una parte del piano di salvezza era già nascosto in ciò. Mosè ebbe il suo compito. E nessun altro uomo sulla terra aveva un simile incarico in quel tempo perché questo incarico e questo mandato era direttamente collegato con quello che Dio aveva promesso e dopo con quello che gli aveva fatto in quel tempo. Ora, giusto per dirlo, all'inizio del Nuovo Testamento Dio mandò un profeta di nome Giovanni. E dopo è realmente scritto in modo così meraviglioso Giovanni capitolo 1 dal verso 6, vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Non c'era un secondo in quel tempo che avrebbe avuto lo stesso incarico, la stessa responsabilità. Un uomo mandato da Dio è sufficiente? per eseguire l'incarico di Dio al quale è stato ordinato. Abbiamo menzionato brevemente Pietro, non c'era un secondo che nel giorno in cui fu stabilita la Chiesa del Nuovo Testamento avrebbe avuto la stessa responsabilità davanti a Dio come Pietro che fu ordinato per quello nell'ora della nascita della Chiesa del Nuovo Testamento per predicare il primo sermone. Andiamo un passo più avanti. Non c'era un altro che aveva una simile responsabilità come Paolo, che si occupò di ogni soggetto in merito alla Chiesa. Egli scrisse e dispose ogni cosa biblicamente la vita della Chiesa e dopo naturalmente veniamo a Giovanni sull'isola di Patmos. Non c'era un secondo in quel tempo che aveva la stessa responsabilità di scrivere la finale e completa rivelazione in merito a quello che sarebbe accaduto affinché noi L'avessimo oggi, fratelli e sorelle, diciamolo così com'è: se non sapessimo che Dio nel nostro tempo ha adempiuto la Sua parola, lasciando che le promesse diventassero una realtà, secondo la Scrittura, ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore e non c'era realmente alcun altro sulla terra nel XX secolo che poteva menzionare il giorno e l'ora, il mese e l'anno in cui abbia ricevuto una chiamata divina che è in collegamento con il piano di salvezza del nostro Dio. Io menziono questo allo scopo di dare ad ognuno di noi la certezza finale lungo la nostra via, noi non abbiamo seguito favole artificiosamente inventate, non siamo corsi dietro ad un uomo, abbiamo semplicemente riconosciuto il giorno e l'ora, abbiamo riconosciuto l'adempimento di quello che Dio ha promesso. Secondo la Scrittura. Chiunque riceve un profeta in nome di profeta riceverà la ricompensa di un profeta. E noi abbiamo ricevuto il rispetto davanti alla parola di Dio e la serviamo. E possiamo vedere le promesse nel loro adempimento per mezzo della sua grazia. Finché ora prendiamo pure insieme la responsabilità di portare la parola del Signore. Io non dico questo con arroganza, lo dico così com'è. Menzionatemi soltanto, ditemi soltanto dove c'è ancora sulla Terra un posto dove la parola è ancora creduta chiara come il cristallo, dove nulla viene interpretato, non nella parola e neppure nel messaggio, dove ogni cosa è stata lasciata chiara come il cristallo, come è scritto. Ed ora abbiamo un solo desiderio, che noi quale Chiesa in tutto il mondo veniamo nella posizione e nella condizione come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, Dio voleva dimorare sulla terra, voleva dimorare in mezzo al suo popolo. E dopo noi leggiamo del nostro Signore e Redentore, in lui dimora corporalmente tutta la pienezza della deità. E dopo leggiamo, in lui voi avete la pienezza. Ecco come è scritto. In Colossesi. In primo luogo Dio dimorava in Cristo. Egli poteva dire, chi vede me vede il Padre. Io e il Padre siamo uno. Dopo viene la promessa. Io vado e vi mando il consolatore. Io verrò a voi e dimorerò in voi. E in primo luogo Dio è in mezzo a noi, nel suo nigenito figlio Gesù Cristo, ora Dio in noi, che siamo diventati figli e figlie di Dio, il Tempio dello Spirito Santo. E ora qui si adatta la parola in 2 Corinzi capitolo 6, 2 Corinzi capitolo 6. Una parola ben conosciuta a tutti noi dal verso 16. E quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Nessun accordo. Uno non ha nulla a che fare con l'altro. E noi siamo il tempio di Dio. Continua poiché noi siamo il tempio dell'Iddio vivente. Come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Questo deve essere adempiuto ora. E voi notate proprio ora? A chi è indirizzata questa parola, vale a dire, ai chiamati fuori, continuiamo a leggere, vale a dire il verso 17, perciò uscite di mezzo a loro e separatemene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo e Dio vi accoglierò. E vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Qui abbiamo la sequenza biblica di come dovrebbe essere e di com'è oggi, per mezzo della Sua grazia. Dio non dimora in un tempio fatto da mani d'uomo. Dio dimora in voi e in me. E chiunque legge in ebrei gli dice come Mosè è stato fedele sulla sua casa dove Dio l'ha posto, così Cristo è fedele nella sua propria casa e la sua casa siamo noi e la sua casa siamo noi, un luogo di manifestazione divina. Ora abbiamo anni di insegnamento dietro di noi, di accesso in tutto il piano di salvezza del nostro Dio ed ora sorge sempre più il desiderio in noi che Dio possa rivelare e manifestare se stesso e specialmente che anche le persone siano riempite con lo Spirito Santo affinché tramite questo loro diventino il Tempio di Dio. Un Tempio naturalmente deve essere riempito e noi saremo il Tempio di Dio, riempiti con lo Spirito Santo affinché Dio possa camminare in noi e in mezzo a noi e affinché Egli possa avere la sua via con tutti noi. La parola in merito alla restaurazione l'abbiamo ascoltata molte volte e noi leggiamo alcune parole nell'Antico e dopo anche nel Nuovo Testamento. Nel Salmo 74, Salmo 74, nel verso 2 dice Salmo 74, verso 2. Ricordati della tua raunanza che acquistasti in antico, che redimesti per essere la tribù della tua eredità. Già nell'Antico Testamento il termine chiesa è redenzione. È già qui, io lo leggo ancora una volta. Ricordati della tua raunanza, che acquistasti in antico, che redimesti per essere la tribù della tua eredità. E dopo, naturalmente, è pure scritto nel verso 4. I tuoi avversari hanno ruggito. Dentro al luogo delle tue raunanze. Non vogliamo leggere di più, forse il verso 8. Hanno detto in cuor loro: distruggiamo tutto. Hanno arso tutti i luoghi delle raunanze divine nel paese. Sulla terra Dio non ha mai avuto un luogo, gli uomini hanno voluto camminare sempre nelle loro vie, ed anche il popolo di Israele non aveva un luogo sulla terra. Essi sono andati di nazione in nazione, di paese in paese, di schiavitù in schiavitù. La via del popolo di Israele. È stata la via più difficile in cui una nazione ha potuto camminare sulla terra. Siamo sinceri. Se oggi ascoltiamo e guardiamo intorno a noi, dovunque ci sono fratelli e sorelle che attraversano difficoltà, siamo stati mal compresi. Realmente nessuno ci comprende. Perché no? Perché le persone non sono in conformità con Dio. E con la sua parola. Soltanto noi, come ha scritto il compositore, noi come uno della tribù combattiamo pure per un uomo, soltanto chi è nato realmente da Dio. E questo nella realtà non solo un soggetto, tuttavia molto importante. Lasciatemi dire questo chiaramente qui. Se guardiamo al passato, allora sappiamo che molte persone affermano di essere battezzati nello spirito e dopo abbiamo l'affermazione del fratello Branham. Egli ha disegnato tre cerchi e il cerchio più in profondità è l'anima, il secondo cerchio è lo spirito e il terzo è il corpo. E dopo il Fratello Brana dice, molti sono stati riempiti con lo Spirito Santo nella seconda sfera. E nell'anima non sono persino nati di nuovo, non sono persino nati di nuovo, perché manca il seme, perché manca il seme. E questa è la differenza tra le stolte e le vergini savie. A che serve un'unzione? A cosa servono segni e prodigi? Naturalmente il Signore l'ha detto nel sermone sul monte, la pioggia cade sui buoni e sui malvagi, il sole brilla sui giusti e sugli ingiusti. Ogni cosa che è sul campo riceve lo stesso sole e la stessa pioggia. E dopo si tratta del seme, solo il seme che è stato seminato può venire su. Ed ora noi veniamo realmente al punto importante che innanzitutto noi come veri credenti siamo nati di nuovo ad una vivente speranza affinché la nuova nascita avvenga prima del riempimento con lo Spirito Santo. Tutti noi lo sappiamo anche dall'esperienza. Naturalmente l'abbiamo testimoniato, quello che abbiamo sperimentato negli anni 70 ed anche in seguito, cosa è venuto su di noi in seguito. Le persone da un lato sono unti, ma dall'altro lato non sono nati da Dio. E dopo viene il momento in cui subentra l'invidia, l'odio, l'inimicizia e dove il vecchio uomo viene di nuovo fuori come egli vive. Dunque nell'Antico Testamento ci viene detto e ci è stato promesso io farò un nuovo patto con voi, vi darò un nuovo cuore, vi darò un nuovo spirito. Vi darò una nuova vita e dimorerò e camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. Dunque la Chiesa è l'eredità del Signore. Il greggio riscattato col sangue per il quale il nostro Signore ha pagato il prezzo sulla croce del Calvario. Noi siamo redenti. Siamo la proprietà di Dio. E con questo il passato, l'essere perduti è passato. Noi siamo salvati. Abbiamo ricevuto il perdono e la giustificazione per fede. E dopo la parola cade come seme nel nostro cuore. E dopo il seme viene su. E la nuova vita di Gesù Cristo è manifestata in noi. Ancora una volta il verso dal Salmo 74. Ricordati della tua raunanza che acquistasti in antico, che redimesti per essere la tribù della tua eredità. Siamo realmente consapevoli di questo? Nel Salmo 79 noi leggiamo, Salmo 79, pure dal verso 1, Salmo 79, dal verso 1, O oh Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno contaminato il tempio della tua santità. Hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine. Hanno dato i cadaveri dei tuoi servitori in pasto agli uccelli del cielo. Principalmente il primo verso. Oddio. Il grido del cuore. Oddio. Le nazioni sono entrate nella tua eredità. Hanno contaminato il tempio della tua santità. In quel tempo fu Antioco che fece una cosa veramente brutta. Egli sacrificò un maiale sull'altare del tempio per bestemmiare Dio oltre misura, per bestemmiarlo realmente oltre misura, poiché Dio aveva dato al popolo di Israele lungo la via anche le cose riguardanti il cibo, il bere e così via. Qui leggiamo, oh Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno contaminato il tempio della tua santità. Cos'è diventata la Chiesa dopo il tempo degli Apostoli? I pagani sono entrati. Un concilio dopo l'altro, tutto ciò che era divino fu abolito, ogni cosa fu sostituita e la dottrina degli apostoli non era più qui, ma quello che fu deciso nei concili. Tuttavia rimane per sempre quello che ha detto il nostro Signore in Matteo, capitolo 16. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non prevarranno su di essa. Voi potete leggerlo in Matteo capitolo 16, specialmente nel verso 15 e dopo fino al verso 20. Qui abbiamo una chiave, un accesso com'è accaduto e in primo luogo la rivelazione le persone dicono questo è quello qui c'è la domanda cosa dice la gente che io sia alcuni dicono che tu sei Geremia o uno dei profeti e dopo ma voi chi dite che io sia tu sei Cristo e dopo venne la rivelazione. Dopo venne la risposta e Simon Pietro rispose, disse: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Avete la rivelazione? Io credo di sì. Dite soltanto a me. Noi abbiamo questa rivelazione che Gesù Cristo è il figlio del Dio vivente. E nel Figlio di Dio noi abbiamo ricevuto l'adozione di figli. E perciò è stato adempiuto quello che è scritto in ebrei. Dopo aver condotto molti figli nella gloria, il Figlio di Dio pagò il prezzo per tutti i figli e le figlie di Dio sulla croce del Calvario e ci ha dato l'adozione di figli. E soltanto dopo viene carne e sangue, non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Dunque, dopo questa potente rivelazione, leggiamo, e Dio ti dico, tu sei Pietro. Noi abbiamo già parlato alcune volte su questo. Qui abbiamo realmente due parole diverse: una è Pietro e l'altra è Pietra. Ed ognuno può dare un'occhiata in ogni enciclopedia, è così? Il nostro Signore disse a Pietro, tu sei Pietro, ma su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. E Gesù Cristo è la roccia sulla quale la Chiesa è stata edificata. La rivelazione di Gesù Cristo. E soltanto dopo dice, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto quello che legherai sulla terra sarà legato in cielo. E tutto quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo. Un'assoluta autorità divina basata sulla rivelazione che il Signore ha dato. E con questo prendere la responsabilità davanti al Dio Onnipotente. Dopo noi continuiamo a leggere specialmente in primo Timoteo, capitolo 3, in merito alla Chiesa del Dio Vivente, quale colonna e fondamento della verità. Nessun miscuglio, ma il puro è sacro materiale per la costruzione figli e figlie del dio vivente primo timotio capitolo 3 verso 15 semmai tardo affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di dio che è la chiesa del dio vivente colonna è base della verità. Dunque ciò va di scrittura in scrittura. La Chiesa di Dio è la colonna, è il fondamento della verità. Essa porta la parola di Dio. Quale grande privilegio, quale grande scopo, ditemi, come devo chiamarlo, ditemi, c'è una chiamata più grande di quella che era intesa per la Chiesa di Gesù Cristo? Di essere portatori della parola di Dio, non di interpretazioni, ma della parola, della parola originale. Le persone possono dire quello che vogliono. In ogni caso, noi siamo portatori della parola di Dio in questo tempo. E con questo, noi, come Chiesa, abbiamo una responsabilità davanti a Dio. E dopo leggiamo, in Primo Corinzi, capitolo 12, Corinzi, capitolo 12 dal verso... 27 che Dio ha posto nella Chiesa vari ministeri e uffici e dopo siamo al punto che concerne la restaurazione e la restituzione di ogni cosa. Se crediamo che Dio ci ha mandato il messaggio che ogni cosa deve essere riportata indietro, alla fine, per come era al principio, nella Chiesa del Nuovo Testamento, e qui abbiamo l'esempio: tramite uno Spirito siamo battezzati in un corpo, e soltanto nel corpo di Gesù Cristo ci sono i doni e i ministeri all'opera, in armonia. E sempre per l'edificazione della Chiesa di Gesù Cristo il nostro Signore. Noi l'abbiamo qui in Primo Corinzi, capitolo 12, specialmente dal verso 4, e dopo pure proseguendo, che ad ognuno è dato un dono, un ministero da Dio mediante il medesimo spirito fratelli e sorelle noi dobbiamo essere in aspettazione dobbiamo sapere questo Dio ce l'ha promesso questo è per noi questo è il nostro questa è la nostra proprietà poiché la chiesa alla fine sarà come era all'inizio e dove abbiamo qui, nello stesso capitolo, primo Corinzi, capitolo 12, dal verso 27, Or voi siete il corpo di Cristo, e membra d'esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha costituito nella Chiesa primieramente degli Apostoli. In secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori e così via. Poi i miracoli, Dio li ha costituiti. Noi dobbiamo realmente iniziare a pregare. Caro Signore, Giovanni il Battista ha detto di te. Riferendosi a se stesso, disse in primo luogo io vi battezzo con acqua per il rapimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Noi, quale corpo del Signore, dobbiamo essere messi insieme, dobbiamo essere modellati insieme come unità divina nello Spirito per essere tramite questo disponibili per il Signore. E dopo abbiamo, nella lettera agli Efesini, anche ben conosciuto a tutti noi, Efesini capitolo 4, che i ministeri nella Chiesa sono dati allo scopo che tutti siano preparati e giungano alla statura dell'uomo perfetto essendo adattati per il ministero qui Efesini capitolo 4 iniziando dal verso 11 e dopo almeno fino al verso 16 dove è scritto quello che il Signore ha dato per l'edificazione della chiesa e per noi e può essere sperimentato da noi per mezzo della sua grazia dopo leggiamo dal verso 13, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliolo di Dio, allo stato d'uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. E questo ha come conseguenza quello che è scritto nel verso seguente, nel verso 14: affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Fratelli e sorelle, deve essere detto, nelle ultime riunioni abbiamo letto dai sermoni del fratello Branham, ed oggi ho portato con me il sermone, Dio cambia la sua mente in merito alla sua parola, e qui il fratello Branham mostra, che Dio rimane sempre con quello che ha deciso, con quello che ha promesso e con quello che ha detto. Immutabile, ma Egli dice qui che fin dall'inizio c'erano due semi diversi. Ed entrambi i semi edificarono un altare adorarono lo stesso Dio, ma due semi diversi. Io leggo qui a pagina 12, Dio cambia la sua mente in merito alla sua parola e dopo può Dio dire qualcosa e dopo dire mi dispiace di averlo detto, è impossibile. Quello che Dio ha detto è valido per sempre. E dopo? Può Dio ritirare indietro la sua parola dopo che l'ha proferita? No, no. Egli non può ritirare indietro nulla, non ha bisogno di ritirare nulla indietro. Questo naturalmente è immutabile. Rimane per sempre quello che Dio ha detto nella sua parola. E dopo leggiamo qui. Israele nell'Antico Testamento è un simbolo della sposa del Nuovo Testamento che viene fuori dal mondo marciando sulla strada verso Canaan. Naturalmente, tutti noi siamo stati chiamati fuori dal mondo ed abbiamo lasciato la via larga e possiamo seguire il Signore. E dopo vengono qui alcuni punti che il fratello Branham menziona facendo dei paragoni. Io leggo dal verso 14 ed ora troviamo sempre che... Quando questo spirito naturale e spirituale di chiese e organizzazioni si incontrano, c'è sempre uno scontro. C'è sempre uno scontro, come allora con Caino e Abele, Esaù e Giacobbe, Ismaele e Isacco, continuamente. E dopo dice qui poiché troviamo che lì c'è una gelosia gelosia e questa gelosia ha causato un paragone carnale personificazione e dove il fratello Branham viene al soggetto viene al nocciolo della faccenda come Caino ed Abele Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di Caino e Dio rivendicò Abele scendendo e ricevendo il suo sacrificio. Ciò causò gelosia in Caino, poiché egli era geloso di suo fratello e lo uccise. Anche qui noi dobbiamo prestare attenzione, dobbiamo realmente osservare che nulla sorga in noi. E qui continua. È cominciato al principio quando il carnale e lo spirituale si sono incontrati. Caino ed Abele adorarono lo stesso Dio. Essi edificarono lo stesso tipo di altare. Siamo sinceri. Tutto il mondo cristiano, ha, ai loro occhi, sono credenti. I servizi vanno avanti su tutta la terra. E tutti hanno la stessa Bibbia. Tutti pregano. Ma chi ricorda quello che il nostro Signore ha detto nel Vangelo di Giovanni? capitolo 4 nel verso 24 Dio cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità e il Signore naturalmente disse quando pregate non dite tante parole e dove il fratello Bernard dice qui perciò egli portò un agnello e Dio lo ricevette. A Bello fece per fede, tramite rivelazione. Non c'è altro modo. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. In realtà la vera fede è una rivelazione che viene da Dio e conduce indietro a Dio. Dopo continua qui, l'abbiamo già letto, non c'è altra via. In quel tempo non c'era una Bibbia scritta, così vedete? L'inizio della giustizia è la verità rivelata di Dio. È l'intera chiesa del Dio vivente è edificata su quello. Non solo la verità che leggiamo senza averla rivelata, ma la parola vivente, la parola rivelata, quale verità? Come verità divina, rivelata a voi e a me. Dopo continuiamo a leggere. Notate. Abele per fede in Dio offrì un sacrificio più eccellente. E il credente carnale pensò che era l'opera delle proprie mani e portò dei bei frutti come sacrificio. Ma Dio non l'accettò. E dove il fratello Bran viene qui al paragone con Abramo, con Mosè, con quello che già c'era nell'Antico Testamento, come Core e Datan si ribellarono contro Mosè. Come uno conduce all'altro, come in mezzo al popolo di Dio sono sorte del continuo nuove difficoltà perché due diverse linee erano là dove il fratello Brana dice quando Giuda e Gesù si incontrarono ci fu uno scontro uno era il figlio di Dio l'altro perdonatemi ma il fratello Brana dice qui il figlio di Satana e proprio come Caino e Abele ci fu uno scontro quando essi si incontrarono. Sì, ci fu uno scontro. Dopo vengono Giacobbe ed Esaù continuamente. È scritto qui, a pagina 17. Notate, ed ha causato sempre. Che il carnale odiasse lo spirituale, ha fatto in modo che Caino odiasse Abele. Ha fatto in modo che Core odiasse Mosè. Ha fatto in modo che Giuda odiasse Gesù ed è continuato ad andare avanti. Ha fatto in modo che il carnale odiasse lo spirituale proprio come Caino al principio odiò Abele ed ora arriva qualcosa di veramente speciale e qui leggiamo ed ha cercato di distruggerli c'è sempre distruzione lì il nemico viene sempre per distruggere. Il Signore viene per edificare finché possiamo avere vita e possiamo averla in abbondanza. Qui leggiamo, essi cercarono di distruggere l'influenza, cercarono di distruggere ogni cosa. Sono sincero ora. Fino ad ora non mi, non mi è venuto neppure il pensiero di odiare o danneggiare qualcuno. Perché dovrei farlo? Naturalmente dipendiamo tutti dalla grazia di Dio. Perché odiare? Io non saprei neppure come farlo. Sapete come si odia? Io non lo so. Dunque non lo so, sono sincero. Non so come si odia, come si potrebbe odiare. Non so come si potrebbe fare, ma qui l'abbiamo. L'odio, l'invidia è stata sempre la causa che l'altra parte che Dio benediceva, allora qualcuno veniva, questo alle persone non piaceva, essi edificavano pure un altare, portavano pure un sacrificio, essi adoravano pure pregavano pure ed ora lì viene la risposta e dall'altro lato non arriva la risposta fratelli e sorelle noi abbiamo raggiunto un punto del tempo dove abbiamo compreso che non troviamo alcun riconoscimento in alcuna chiesa sulla terra e come Paolo ha scritto in Galati capitolo 1 verso 10, se cercassi di piacere agli uomini, allora il compiacimento di Dio non potrebbe restare sopra di me. Cos'è la Chiesa? La Chiesa è il luogo di manifestazione di Dio. Essa ha la più alta chiamata che ci sia sulla terra è stata data alla chiesa del Dio vivente questo è il nostro compito il nostro incarico e qui in questo opuscolo in questo sermone si potrebbe continuare a leggere il fratello Branham mostra del continuo di cosa si tratta vale a dire che noi riceviamo il giusto seme in noi e tramite la nuova nascita si manifesta il nuovo uomo che è creato all'immagine di Dio in verità giustizia e santità come è scritto in ebrei capitolo 4 nessun miscuglio ma figli e figlie di Dio come è stato pianificato e deciso da Dio dunque Dopo che riceviamo tutti questi insegnamenti e dopo che sperimentiamo la benedizione di Dio, una grande brama e desiderio sorge in noi. Che Dio abbia il suo diritto nella nostra vita, in mezzo a noi, affinché Dio abbia realmente il suo diritto e che tutti prendano la loro posizione secondo la parola di Dio specialmente preziose sorelle. Voi sapete in che maniera il fratello Branham ha mostrato anche alle sorelle il posto che Dio ha ordinato per loro. E Dio l'ho detto qui di recente, nessuno può essere più riconoscente delle sorelle delle mogli che Dio ha dato la responsabilità al marito. È tuttora scritto il capo di Cristo è Dio e il capo della moglie è il marito. Voi potete leggerlo in 1 Corinzi capitolo 11. Noi abbiamo realmente l'ordine divino qui nella sacra scrittura. È stabilito. È stabilito qui. E noi crediamo che il Signore anche in questo punto può aiutare ciascuno di noi. Egli deve aiutarci affinché non accada più alcuna deviazione o qualcosa che porti vituperio sul nome del Signore. Ma che ognuno che ora vuole essere riempito con lo Spirito Santo, che realmente ha ricevuto un nuovo cuore, una nuova vita, che solo nell'armonia divina i doni e i ministeri sono condivisi e serviti al popolo di Dio. Tutti noi conosciamo abbastanza bene la Sacra Scrittura. Nei giorni degli Apostoli i doni e i ministeri Operavano insieme, uno apparteneva all'altro, ed è scritto per esempio della profezia per il conforto e l'ammunizione, ed ora continua là ogni cosa è scritta in primo Corinzi, capitolo 14, e dopo, naturalmente, abbiamo anche sperimentato come le persone. hanno lasciato le vie di Dio e la propria volontà ha preso campo e tramite la propria volontà accadono cose terribili sulla terra la cosa più terribile è accaduta nel cielo si può leggere in merito alla caduta di Lucifero è scritto in Isaia ed Ezechiele quando egli voleva imporre la sua propria volontà. Allora venne la caduta ed ha causato ogni cosa. Ed egli trascinò con sé la terza parte degli angeli che erano sotto la sua influenza. E questo è il punto, fratelli e sorelle. Noi l'abbiamo sperimentato pure in questo luogo. La propria volontà causa distruzione trascina le persone con ciò, li trascina con loro e dopo sorge l'inamicizia, sorge l'odio. Perciò l'ammonizione di dimorare nella parola, dimorare nel Signore e prestare attenzione che non sia più la propria volontà, ma solo la tua volontà, Signore. In realtà non volevo dirlo qui, ma anche in questo luogo abbiamo sperimentato anni di benedizione celeste finché realmente è subentrata la propria volontà. Ed ha avuto luogo realmente una distruzione come non si era mai conosciuta prima. Io ve l'ho già detto prima ed intendo farlo oggi per l'ultima volta dai bei tempi dal tempo benedetto nel tempo in cui i doni e i ministeri servivano per l'edificazione della chiesa erano di benedizione per la chiesa io qui davanti a me l'ho annotato ci fu detto in quel tempo, come il così dice il Signore. Io leggo, Popolo mio, presta attenzione alla mia voce in questo tempo. Voi vivete in un glorioso e meraviglioso tempo. Da ogni nazione io aggiungo membra su membra, come pietre preziose, li metto insieme. E li aggiungo alla mia sposa, e non per la gloria di un uomo. 15 agosto 1970, e dopo? Ecco, così dice il Signore: popolo mio. Io ho posto in mezzo a voi la pietra angolare. Il fondamento è venuto in superficie, in modo chiaro. Gelosamente io vigilo sulla mia opera. Non ho permesso che i confini fossero smossi. 1 novembre 1972. Ecco, così dice il Signore. Popolo mio, in verità voi siete quelli che avete ascoltato il messaggio dell'Aquila. Siete quelli che avete ascoltato la parola dell'angelo il mio Vangelo eterno che è stato prima della fondazione del mondo ed ecco voi siete il popolo siete il gregge che vedrete quando la pietra angolare sarà piazzata e voi arriverete alla perfezione tutti noi lo sappiamo il fratello Branham ha parlato in merito alla pietra della vetta Zaccaria capitolo 4 la pietra della vetta la pietra della vetta, proprio sulla cima, sarà piazzata come ultima cosa sotto le grida di gioia, grazie, grazie. E dopo dice qui, continua, ecco, così dice il Signore, miei santi, mia sposa, radunati in questo luogo dove io ho eretto il mio santuario. Sono state dette cose meravigliose. Io vi ho parlato prima del tempo che per la gloria della mia croce prenderò delle perle da vari paesi, per la gloria della mia croce e non per la gloria di un uomo. E voi vedete queste cose adempiersi in questo luogo perché l'arco del mio patto io l'ho sparso, io ho parlato alle nazioni, ho benedetto la mia sposa, ho rivelato la mia parola data dal mio santuario, 7 settembre 1975. Ora l'ultima, ecco, così dice il Signore, popolo mio, Prendi coraggio in quest'ora, poiché ecco, la mia grazia è con voi. Ed io ho pianificato queste ore e questi giorni, la mia grazia è con voi. Ed io vi visito continuamente. Ah, se i vostri occhi fossero aperti. E voi potreste vedere l'arco del mio patto sparso in questo luogo per tutto il tempo. E non solo quello, anche nella colonna di fuoco io sono qui. Ed ho eretto il mio campo su questa piattaforma. Io sono con voi. 15 aprile 1976. Perché dico quello che ho detto prima, con grande pena, con grande pena, forse per l'ultima volta ora, ma con grande pena. E dopo venne il giorno, dopo venne l'ora, e da questa bocca... Non era più il Signore che parlava. All'improvviso vennero le parole distruzione ed ancora distruzione. E quando ciò accadde, quando ebbe luogo questo distacco dalla Chiesa, e lo dico qui come avvertimento per tutta l'eternità, se qualcuno si distacca dalla Chiesa, allora egli stesso si distacca da Dio. Si distacca dalla guida dello Spirito Santo. I doni devono operare sempre nella Chiesa. Mai all'esterno, mai all'esterno della Chiesa, ma sempre, e lo dico ancora una volta, sempre e solo nella Chiesa. Perché nella Chiesa Dio ha posto i doni. Anche molto importante, preziosi fratelli e sorelle, noi guardiamo indietro agli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, ed ora guardiamo pure indietro al tempo in cui siamo arrivati. Ed ora tenetevi stretti alle vostre sedie. Non voglio dire molto, ma devo dirlo perché proprio ora, nei tempi recenti, così tanto del 1979. Viene agitato. E questo deve essere detto una volta qui molto chiaramente. Io non andrò nei dettagli, ma la stessa persona attraverso la quale Dio parlava, nel momento in cui il nemico l'afferrò, questa persona ebbe il coraggio, venne in ufficio e le 82 profezie che aveva portato nel corso degli anni, ella le tirò fuori dall'archivio, le strappò e le buttò nel cestino. Non voglio dire di più qui, dico soltanto ancora una volta: nel momento in cui. Qualcuno e lasciate che sia il più grande portatore di doni, lasciate che sia unto con un'unzione come nessun altro. Nel momento in cui qualcuno porta la sua propria volontà, avendo le proprie vie e i propri pensieri, in quel momento ogni cosa è troppo tardi. Lucifero era l'unto, egli aveva da dire. Più di Gabriele e Michele, e persino oggi il suo regno, in cui egli vuole distruggere ogni cosa. E dopo venne il grande problema: dopo la separazione dalla Chiesa, dopo venne l'affermazione: qui ogni cosa è finita, qui ogni cosa è finita, e le persone devono essere mandate a casa e dove vengono false accuse come non sono mai state sentite prima e su questa terra sì e perché sono venute prima era tutto bello e nel momento in cui questa persona agì sulla propria autorità e quando sorse odio e nemicizia e tutto ciò che va con quello in in quel momento ebbe luogo la distruzione e ancora distruzione. E io dico questo in riverenza davanti a Dio. Se noi aspettiamo che lo Spirito Santo sia sparso, allora per favore, fratelli e sorelle, prendetela a cuore. Non più la nostra propria via, non più la nostra propria volontà. Non prende mai i doni nelle vostre mani, ma rendetevi a Dio affinché Egli possa operare con voi il dono, essendo semplicemente a disposizione del Signore, secondo la Scrittura. Il figlio non può fare nulla da se stesso, ma quello che vede fare al padre, il figlio lo fa similmente. Non dovrei dirlo ora, tuttavia lo dico, poiché... Di recente sono stato di nuovo accusato di ciò. In realtà non si dovrebbero portare simili parole in bocca qui di fronte. Tuttavia la stessa persona che diede queste profezie nel luglio 1979 volò a Tucson, Arizona, e diede al fratello Green la rivelazione. Che l'uomo a Krefeld, che si definisce un servitore di Dio, è un omosessuale, la stessa persona che strappò 82 profezie e si mise a ridere. Ogni cosa è finita, la distruzione ha avuto successo e la diede la rivelazione al fratello Green che l'uomo a Krefeld. È un omosessuale. Il 27 settembre 1979, il fratello Green e il fratello Seul scrissero una lettera a tutti i fratelli nel messaggio, avvertendoli riguardo a me e facendo la domanda se il fratello Frank poteva essere più ricevuto. Ed ecco. Come è iniziata la diffamazione? E fino ad oggi nessuna parola è stata ritirata, si continua a propagarlo in questo modo. L'ho detto qui con lo scopo di lasciarvi sapere che Satana è un assassino sin dall'inizio: sin dall'inizio, e che tutti quelli che si mettono a sua disposizione regano soltanto distruzione e distruzione abbiamo ancora dieci minuti è la scrittura che Satana ha distorto a questa donna è scritto in primo Corinzi capitolo 7 nel verso 10 specialmente nel verso 11 ma ai coniugi ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e semmai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito. Da questa scrittura che dice e testimonia chiaramente se lei è già divorziata rimanga così com'è. Non dice se lei si separa dopo 1979 anni, qui è scritto, se in quel periodo di tempo la moglie è già divorziata, allora deve rimanere non sposata. E non dire, ah, Paolo ha detto che posso separarmi da te. E gli disse, Paolo non disse affatto che la moglie può separarsi. Ma se lei è già divorziata, allora deve rimanere così com'è. Una parola distorta, una singola parola distorta, come in quel tempo nel giardino dell'Eden, una sola parola distorta e già ogni cosa è accaduta. Fratelli e sorelle, lo dico allo scopo che voi comprendiate il mio peso. Si tratta naturalmente del corpo del Signore, della Chiesa di Gesù Cristo. Si tratta della chiamata fuori. Naturalmente non devo avere un letto di rose. Questo non lo richiede affatto, ma che simile cose siano dette, sparse dappertutto. Questo realmente non lo merito, tuttavia è realmente il nemico, il nemico che vuole soltanto causare distruzione e distruzione. Sì, questo è il suo compito. Il nostro Signore è venuto affinché avessimo vita e l'avessimo in abbondanza. E così? Affinché abbiate una notte insonne? Dico ciò che segue anche con dolore, lo leggo ora. L'11 gennaio 1997, questa persona affermò di aver udito una voce potente, ed ella disse che era la voce di Dio. Ed ella disse alla figlia maggiore, poiché non ti sei separata da lui in quel tempo. Perciò io ti separo ora da lui e tu vivrai. La figlia maggiore aveva il cancro e non appariva affatto bene. E il suggerimento fu di separarsi dal marito ed ella sarebbe stata bene e sarebbe vissuta. E questo non era sufficiente. Questo non era sufficiente. La guarigione dal cancro alle ghiandole non avvenne, ciò continuò a peggiorare e dopo venne la richiesta di divorzio. La richiesta di un divorzio veloce. Ciò fu dato all'avvocato nel luglio 1997 e dove accadde qualcosa di terribile, dicendo. Se ti sei separata e non sei guarita, allora devi divorziare per essere guarita. Ed ecco che fu posta la data per un divorzio veloce: era per il 18 novembre 1997. E il marito non si presentò in quella data, non si presentò per il fatto che non voleva divorziare. Ed ecco che. Nel dicembre 1997, questa figlia morì di cancro, cancro alle ghiandole linfatiche. E solo quattro giorni dopo la sua morte il marito venne a conoscenza di ciò. Ho menzionato questo allo scopo di mostrarvi la crudeltà di Satana. E quando Satana prende un essere umano sotto il suo controllo, allora è finita. Allora ogni cosa è finita. E i quattro figli di questo uomo affermano o credono che la propria madre sia morta perché il padre non ha voluto divorziare. Così lontano tutto ciò è arrivato. Oggi l'ho detto per la prima volta chiaro e forte qui in questo luogo. Fratelli e sorelle, vi avverto di nuovo nel nome di Gesù Cristo il nostro Signore. Tutto quello che Dio fa deve accadere nella Chiesa. Doni e chiamate non sono una faccenda privata, ma appartengono alla Chiesa del Dio vivente. Non le nostre proprie vie, non più la nostra propria volontà. Signore, decidi tu soltanto. Lasciate che riassumiamo di ciò di cui si tratta. Dio ha una chiesa sulla terra, ma Satana chiede il diritto di vagliarci come si vaglia il grano. Satana lascia in pace tutte le nazioni e gli attacca i figli di Israele. Satana lascia in pace tutte le chiese e gli attacca la chiesa di Gesù Cristo, il nostro Signore lasciate che distinguiamo ciò come ha detto il fratello Brana molto chiaramente in questo sermone quando questi due si incontrano allora sì c'è uno scontro tuttavia chiunque da Dio ascolta la parola di Dio e gli riceve quello che Dio ha detto nella sua parola non si lascia accecare neanche con la diffamazione. Ma chiunque da Dio non ascolta false accuse, ma ascolta quello che Dio ha detto nella sua parola. È così? Noi supponiamo, fratelli e sorelle, che voi almeno comprendiate un po'. Quando vedete il fratello Frank qui davanti, non sono i viaggi. Non sono le 21 riunioni che abbia avuto in Africa o il viaggiare di nazione in nazione e di città in città. Dio mi ha dato un buon fisico, una buona perseveranza. Sono le difficoltà e il dolore per la Chiesa. Io non voglio soltanto la chiamata fuori, voglio la purificazione, voglio la preparazione, voglio sperimentarla. Voglio che Dio abbia il suo diritto con ognuno di noi, che la volontà di Dio abbia luogo per grazia. E se uno o l'altro fanno qualcosa che non è giusto davanti a Dio, allora abbiamo un fedele sommo sacerdote che intercede per noi. Così è scritto. Ma chiunque pecca volontariamente, chiunque... Collega uno scopo a quello che fa, allora ebrei capitolo 6 e capitolo 10 si adempiono. Chiunque pecca volontariamente, per lui non c'è più grazia. Tuttavia, poiché viva ancora nel tempo della grazia, tutti, specialmente tutti quelli che sono condizionati, influenzati, e io dico qui. Probabilmente, spero di dirlo qui per l'ultima volta, tutti quelli che si sottomettono al nemico, che si sottomettono alla sua influenza, allora egli li trascina con sé. Si tratta dell'uno o dell'altro. Chiunque non rimane sotto l'influenza divina ma decide di mettersi sotto l'altra influenza. È trascinato via, e deve venire, deve venire e confessarlo davanti a Dio. In questo luogo dove il Signore ha benedetto: se qualcuno, la persona più importante o chiunque possa essere, se non trova grazie davanti a Dio, allora in questo luogo porta un sacco di cenere, e si pente con un sacco e cenere, si scusa davanti a tutta la Chiesa. Davanti a Dio chiedendo perdono, e soltanto allora può aver luogo un nuovo inizio, fratelli e sorelle. Tutti noi abbiamo l'impressione che il ritorno di Gesù Cristo è molto vicino ed è proprio necessario che diventiamo di un solo cuore e di una sola anima, non persone in questa assemblea o in altri posti che pensano qui di fronte e gli predica non è colpevole di questo o quello? Fratelli e sorelle, facciamo attenzione ai pensieri che abbiamo affinché Dio realmente possa parlarci per mezzo della sua parola, del suo spirito. Il Signore ha una chiesa e come leggiamo, il nemico si intrufola. E reca distruzione, lasciando il caos dietro, ma nella stessa maniera noi vediamo che Dio ha chiamato, che Dio ha edificato, che ogni cosa giunge al punto in cui Dio vuole che sia. E noi vediamo che dai frutti che ha portato, diciamolo ancora una volta in chiusura, diciamolo. Non ho preso la responsabilità davanti a Dio. E come il nemico ha ucciso tutti i profeti, come tutti gli uomini mandati a Dio sono stati lapidati e rigettati. Se oggi fosse diversamente, allora non sarebbe giusto con noi. Ma poiché non ci adattiamo in questo mondo e poiché non ce l'attiamo al nemico, perciò, egli deve fare ogni cosa per distruggerci. Ma il Signore è il vincitore del Golgotha. Sua è la vittoria, sua è la potenza per tutta l'eternità. E le porte dell'inferno non prevarranno contro la Chiesa. Gesù Cristo, il nostro Signore, avrà una Chiesa senza macchia né ruga. E quando si andrà su, l'accusatore dei fratelli sarà cacciato giù. Ecco come è scritto in Apocalisse capitolo 12. E dopo egli getta una fiumana a quelli che rimangono dietro. Fratelli e sorelle, al nostro Dio sia la lode, l'onore e la gloria. E Dio lo ringrazio. Lo ringrazio che Egli mi ha guidato fino ad ora, custodendomi per mezzo della sua grazia. Lo dico dal mio cuore. Vi chiedo di ricordarvi di me nelle vostre preghiere. Insieme abbiamo la responsabilità. O oh no? Tutti noi abbiamo la responsabilità davanti a Dio ed egli che ha iniziato lo porterà pure a compimento fino al glorioso giorno del suo ritorno benedetto e lodato sia il suo nome grazie siano resi al nostro Signore per la potenza del suo sangue noi siamo redenti l'accusatore dei fratelli deve fuggire chi accuserà gli eletti di Dio Gesù Cristo è qui egli li giustifica e quelli che egli ha giustificati li ha pure glorificati portate con me il vituperio di Gesù Cristo e dopo e insieme ci rallegreremo quando arriveremo dal Signore ringraziando che egli ci ha aiutati che ci ha condotti e insieme vogliamo dare gloria a lui e gli farò ogni cosa buona benedetto sia il suo meraviglioso nome Amen ci alziamo in piedi e ringraziamo il Signore insieme. E qui il fratello Rus? Fratello Rus, per favore, vieni ora e ringrazia con noi. Vieni, mio caro fratello. Fedele Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa parola anche stasera. Tu ci parli, tu sei vivente in mezzo al tuo popolo. In mezzo al tuo popolo manifesti te stesso, oh fedele Signore. Tu stesso vuoi preparare una Chiesa e lo fai. Noi non possiamo farlo, ma tu lo fai, tu puoi farlo. Perciò noi guardiamo a te. Aiutaci, sii misericordioso con tutti noi, fedele Dio, noi ti chiediamo, Signore. Sii con tutti gli anziani, con tutti gli ammalati, si con il nostro fratello sì con tutti noi abbiamo bisogno del tuo aiuto abbiamo bisogno della tua presenza Benedetto l'ho dato sia sì, il tuo meraviglioso nome alleluia 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 e mi sa di von herzen danken tu hast geholfen hindurch getragen Padre Celeste, anch'io voglio ringraziarti con tutto il mio cuore. Tu hai aiutato, hai condotto e Dio ti ringrazio per la tua parola, per la tua parola rivelata, per la tua santa volontà che tu hai rivelato. Tu distruggerai le opere del diavolo, terminerai la tua opera fino al giorno glorioso del tuo ritorno. Tu è la vittoria. Tu è la potenza, Tu è la gloria per tutta l'eternità. Satana è un bugiardo, Satana è sconfitto. La vittoria di Dio è manifestata nel nome santo di Gesù. Sì, il fello russo ha detto Gesù è il vincitore. Cantiamolo. Gesù si ca, il perditore. Gesù si brista alle noi. Gesù si si. In Ewigkeit, für mich hat Jesus den Sieg schon bereit. Halleluja, halleluja, bin erlöst durch sein Blut. Halleluja, halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja. Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist gerettet zu sein. Halleluja, halle